Di cosa hai paura? Hai paura che accadrà un qualcosa? Hai paura che vedi negativo dappertutto? O che succede quella situazione o quell'altra situazione? Hai paura che ti ritroverai in mutande? Bene, lo stai creando. Ricordati che la paura viaggia nel futuro, non nel presente. E la paura te la stai creando tu nel presente, proiettato nel futuro. Una persona intelligente può scegliere due leve nella vita, creare paura oppure creare amore. L'amore è il piacere, l'amore è il sogno, l'amore è l'ambizione, l'amore è la follia. Attraverso l'amore tu puoi vincere la paura, attraverso l'amore puoi crearti un piano B, un piano C, attraverso l'amore ti puoi creare una grandissima strategia. Attraverso l'amore tu puoi fare delle cose meravigliose, ma devi associare l'amore a una grande intenzione, una grande determinazione. Oggi le persone non sono determinate, non sanno quello che vogliono, pertanto non sapendo quello che vogliono, diciamo che si impaltanano nella paura e pertanto creano la paura e la proiettano nel futuro e gli vanno incontro. E quando succede quell'evento davvero, dicono: hai visto? Avevo ragione che succedeva questo, avevo ragione. No, te l'hai sei creato tu, senza che tu ne sia consapevole, perché ti sei fatto svalutare, perché non hai creato un colpo di scena nella tua vita, perché non sei uscito dalla tua zona comfort, che in realtà era una prigione. Quello che ti voglio dire, da uomo, a donna, ad anima, vai incontro all'amore, credi nell'amore, datti amore, sogna, sii ambizioso, pensa in grande, sii presente, decidi, sii uno zen, non aver pietà, ma sempre in funzione della luce, sempre in funzione del divino, perché tu sei divino. Ti do una buona giornata e sii più folle e positivo che mai, nel modo più assoluto, perché quando tu sei folle e positivo ti dico una cosa: che la paura la osservi, ma ti tiene a distanza, riesci a governarla nel modo più assoluto. Buona giornata, viva la follia, perché siamo noi che cambiamo questo mondo. Ciao.